Amici, buongiorno, benvenuti in un nuovo video neozelandese. Dietro di me a salutarvi l'azzurrissimo Lake Te Kapo, Lago Te Kapo. Siamo lontani ormai dalla East Coast, siamo più nel centro della Nuova Zelanda, Isola del Sud, e questo è Lake Te Kapo, uno dei laghi più famosi dell'Isola del Sud, nonché più belli. Devo dire che in effetti non scherza, è veramente azzurrissimo e meraviglioso. Ora attraversiamo questo bel ponticello e ci dirigiamo laggiù dove c'è un monumento famoso, uno dei più famosi dell'Isola del Sud e il più famoso di Lake Te Kapo. Ah, comunque guardate l'acqua, cioè. Tutte le volte rimango stupita da che cos'è l'acqua in Nuova Zelanda. Questo monumento si chiama Church of the Ancient Shepherd e è la chiesa, dell'antico pastore, situata su Lake Te Kapo. È molto famosa, molto fotografata, molto conosciuta e molto amata dai religiosi. E questa qui è. Ufficialmente il lago più bello che abbiamo visto in Nuova Zelanda, senza ombra di dubbio, acqua pulitissima e indescrivibilmente bella, scenari meravigliosi sulle montagne circostanti, ha tutti gli ingredienti, insomma, per essere il lago più bello. Eccoci sulla riva, chissà quanto è freschina l'acqua, vuoi toccarla tu? Dopo si offre volontario di toccare l'acqua. Beh, la tocco anch'io in realtà. È che è talmente azzurra e invitante che ti ci butteresti. È invitante quanto quella del mare. Veramente bellissima. E poi sono belle anche le montagne, ripeto, che fanno tutto da sfondo. È proprio davvero bello. È molto isolato sto Lake Te Kapo, però vale il viaggio. Con la mia borsa in mezzo ai maroni vi presento la statua di questo cane su Lake Te Kapo. Praticamente, da quanto ho capito, dovrebbe essere il cane del primo abitante del Lake Te Kapo, una roba del genere, però se non è corretto qualcuno mi corregga. Questo qui, raga, è il camping dove dormiamo stanotte su Lake Pukaki. Abbiamo lasciato Lake Te Kapo e siamo su un nuovo lago. Questa valle che si chiama Mackenzie Valley è piena di laghi e sono tutti uno più bello dell'altro, uno più azzurro dell'altro, perché questo è azzurro come l'altro e è molto più grande dell'altro perché è immenso e domani lo percorreremo per 60 km per raggiungere Mount Cook, quindi è bello grosso. Questo trekking alla Hooker Valley dovrebbe essere abbastanza facile. Dovrebbe essere 3 ore andata e ritorno e un dislivello di 80 metri, quindi in teoria neanche troppe salite. Perciò sì, deve essere easy. E per ora è caldo. Siamo arrivati al primo lookout, amici. Non si sente una mazza perché il torrente fa un gran casino, però. Questo è, il lago è grigio, fa un po' trentino, eh. Un po' però, Mancano i bar aperti fino a tardi. Amichetti, ora dobbiamo fare quel ponticello lì, sul torrente. Carino, perlomeno un trekking molto diverso dai trekking che abbiamo fatto finora, a parte il Tongariro che è un mondo a parte. Andate a vedere il video del Tongariro se non l'avete visto, merita da morire. Il trekking prosegue con vista monte e fa caldo, raga. Stiamo maledicendo di non esserci messi i pantaloncini corti. Non ci azzecchi mai qua perché ieri era una giornata di sole nel lago ma poi tirava vento. Oggi invece è una giornata di sole e non tira un filo di vento, quindi quando non tira vento il buco dell'ozono preme e perciò fa un caldo becco. Però abbiamo notato che in questa zona più spesso il sole rispetto ad altre zone neozelandesi dove piove di più, infatti è tutto un po' più arido, un po' meno verde, diciamo, non qui nello specifico ma per la strada. Siamo
si attraversa un altro ponticello che scossa di brutto. Il monte è di fronte. Ed ecco un nuovo monte che si è aggiunto a tutti gli altri monti. Il torrente laggiù che fa un gran casino. Le acque sono più grigie qua. Spiazzetto, niente male. Niente male. Passerella con vista, carino carino, voto 10, è impegnato a fare fotografie. Amici, siamo arrivati credo alla fine, che poi non è la fine in realtà, perché poi c'è da tornare indietro, perché da quello che ho capito non è un loop, però eccoci qua. No, vabbè, ci sono gli iceberg. Top! Oddio! E tra l'altro là dietro c'è Fos Glacier, dove in teoria dovremmo andare a lavorare fra 2 settimane, raga. Quindi facciamo ciao ciao con la manina al lavoro. Ciao! Allora, Roberto mi rompeva perché non ho spiegato perché facciamo ciao ciao con la manina a Fos Glacier, che sarebbe lì. Allora, Fos Glacier sarebbe a 19 km da qui, ma in realtà non ci puoi passare da lì perché non c'è un passo, almeno in macchina, e quindi devi farti 6 ore di macchina per andarci, perciò noi finiremo tutto il nostro giro da sotto e ci andremo da Wanaka. Ecco perché ciao ciao con la manina, visto che rompe le balle e poi non è neanche partecipe mentre lo spiego, vero? Rompi maroni. Ho spiegato ciao ciao con la manina cosa vuol dire, che poi voglio dire ciao ciao con la manina e lì dietro gli faccio ciao ciao con la manina, non serviva a dire tutti questi andare, dettagli, no? Magari a piedi ci puoi andare, non lo sappiamo. Vuoi far cioè la macchina di qua e andare tu a piedi? No. Oh, sono tutti in costume a fare il bagno, eh. L'acqua dovrebbe misurare 3 gradi Celsius secondo un cartello che era lì. Adesso, mentre Roberto fa tutte le sue foto di rito, io voglio provare a toccarla, perché sono tutti belli sereni lì che sguazzano in acqua con 3 gradi Celsius, vuol dire che allora la strulla sono io. Puttana, è fredda, parecchio fredda, pensavo peggio, però diciamo che oltre i piedi non so se mi immergerei, anche i piedi inizierei a non sentirmeli più. Voto di questo Hall Hooker Valley? Ottimo, molto bello. Sei? Non lo so dove sono. Voto 10. E Roberto si è anche bagnato i piedi, io no, mi è bastato sentirla con Guarda, le mani. Si sta da Dio dopo aver camminato. Si no, sta da 10. No, fidati. Non ci vuole provare, è una fifona. Nani. Diventa cane neozelandese, è fifona. È vero. Buongiorno, sempre da Mount Cook. Nuovo giorno, nuovo trekking, stavolta molto breve. A quanto pare un'oretta in totale, tra andata e ritorno. In realtà anche meno, perché era 25 minuti, 25 minuti. Andiamo ci metteremo a... molto di più perché lo renderemo qua. Normale. Andiamo al Tasman Glacier Lake. Un altro posto qui a Mount Cook che dovrebbe avere il ghiacciaio, non si sa. Siamo anche l'Asier, quindi... È estate, e faccio boh. Stavamo commentando stamattina, la cosa ironica è che il posto più caldo dove siamo stati è il posto con i ghiacciai. Il che fa ridere. Panorama. Primo punto di interesse, i Blue Lake, che comunque è verde, io ne vedo uno di laghi, quindi Blue Lakes. Magari ce ne sono di più, ma non ne vedo più. E qui ti spiega perché non è più blu. Quando gli è andato il nome era blu, adesso non è più blu. Così è. Perché, boh,
perché il mondo cambia, si evolve e niente, tutto si trasforma. In realtà non è vero, sono un sacco incazzato, l'ho detto adesso. Vai, dimmi. Ti spiego, in base al colore dell'acqua, cioè che tipo di acqua c'è. L'acqua verde è acqua piovana, l'acqua grigia è acqua appena sciolta dal ghiacciaio, invece quella turchese è acqua dove il ghiaccio si è depositato. Sì, ma è mai turchese o è sempre verde? Chiedilo a lui, oggi è verde, io non lo so. Guarda l'elicotterino lassù, sono i tour in elicottero sul ghiacciaio e sul Mount Cook. Molto belli ma molto costosi. Giustamente. Panorama. So perché sei tutto in salita, mortacci sua, oh. È un viewpoint, quindi panorama sia dall'alto. Siamo già arrivati al viewpoint, che sarebbe anche la fine del percorsino. Laggiù c'è qualche iceberg, sicuramente in inverno ce ne sono molti di più, ma adesso è estate, fa anche abbastanza caldo oggi, quindi questo è. Dopo il breve trekking di oggi siamo venuti a fare un bagno nel lago. Io non so se riesco a farlo perché il vento è estremo. Roberto si lancia e si bagna i piedi. Un po' non è così fredda per essere Nuova Zelanda, è cristallina, quello sì. Amici, con questa super vista su Mount Cook e compagnia bella e da questo laghetto non troppo freddo ma troppo vento, facciamo la chiusura di questo video. Roberto in cameraman e io ve la faccio. Allora, che dire, posto meraviglioso, no? Cameraman, che ne pensa? Sì, tanto sento un cavolo. Posto super iper figo, merita un super iper like. Se venite nell'isola del sud della Nuova Zelanda non saltatelo come avremmo fatto noi anni e anni fa se avessimo fatto questo viaggio. Perciò Mount Cook merita da morire, Lake Te Kapo e Lake Pukaki che sono sulla strada meritano da morire. Un like per quest'isola del sud che ci sta piacendo un sacco. Ci vediamo alla prossima, ciao!